Oltre 57 milioni di fatturato nel 2020 e l'obiettivo di arrivare presto a 1000 dipendenti per la Adrilog di San Salvo, cooperativa che si occupa di logistica integrata. Luca Mazzali, presidente di Adrilog, ma anche presidente di Legacoop Abruzzo. La pandemia ha messo a dura prova tutto il sistema della logistica, ma ci sono aziende che hanno retto e sono andate avanti. Certamente dipeso dai settori. La grande distribuzione in realtà durante i primi mesi della pandemia ha dovuto dare prova di grande presenza, disponibilità. Insomma, siamo stati insieme al sistema sanitario l'unico pezzo della nostra economia che ha continuato a lavorare a pieno regime, anzi ha dovuto raddoppiare gli sforzi per garantire la presenza dei prodotti a scaffale nei supermercati e nei negozi. In generale, chiaramente, poi l'altra parte che si occupa di logistica chiaramente si è completamente fermata, perché tutto il tessuto produttivo e industriale si è fermato in quei mesi. Qui siamo alla Adrilog e lei ha parlato poco fa nel presentare il bilancio anche di ricerca di personale. Sì, certamente è un aspetto che sta emergendo in maniera molto forte negli ultimi mesi, da quando ci sono state le riaperture. C'è stata una ripartenza molto forte dal punto di vista economico e questo ha fatto sì che non ci sia offerta di lavoro. Noi siamo presenti su un polo logistico importante come quello di San Salvo, che verrà implementato ulteriormente nei prossimi anni. Ci sarà grande richiesta di manodopera, ma già oggi l'offerta di manodopera non è in grado a soddisfare la domanda anche di un'azienda come la nostra. Parliamo anche di prospettive future per quanto riguarda questo settore. Ma il Recovery Plan ha individuato nel settore logistica, nelle infrastrutture legate a questo settore, uno degli interventi insomma principali su quali focalizzarsi. Anche in Abruzzo ci sono molti tavoli aperti rispetto alle prospettive legate alle connessioni sia portuali che con il resto insomma del territorio nazionale ed internazionale, e quindi per i giovani, per le persone insomma che vogliano affacciarsi al mondo del lavoro, ritrovare un'opportunità nel mondo del lavoro, la logistica certamente è un comparto che offre grandi opportunità. Infrastrutture sì, ma bisogna fare meglio, bisogna investire, spendere bene i soldi che arriveranno, bisogna rimodernare le infrastrutture. C'è un problema gravissimo, da mesi oramai tutta la dorsale adriatica è completamente ferma per i lavori, tempi di percorrenza, disagi che si ripercuotono sugli autotrasportatori con problemi legati alla gestione delle ore di lavoro, quindi bisogna fare bene e fare in fretta.